Continuiamo questa puntata della versione di Penelope. Sono con l'ospite di oggi e con me in collegamento con videochiamata Rosalba Castelli, che è la presidente dell'associazione Artemix, di cui parleremo tra poco. Benvenuta. Ciao Corinne, grazie per l'invito, grazie per l'invito, grazie per questa bella possibilità di raccontarci. Grazie per anche il a tuo te. inseguimento anche. Io ero lì tra i monti, ma siamo riuscite. Ce l'abbiamo fatta, sì. Grazie. Ma grazie a te per aver accettato, mi fa molto piacere parlare di Artemix, di cui un pochettino avevamo già parlato qui la versione di Penelope tempo fa, però avevamo parlato in quell'occasione nello specifico di un evento che avete fatto qui a Pinerolo, mentre oggi vorrei proprio far ascoltare che cosa fa Artemixia, quali sono i vostri progetti, per dire in due parole chi siete, poi lasciate approfondire. È un'associazione che si occupa di sensibilizzare sul tema soprattutto della violenza di genere, ma anche di discriminazioni subite da altre minoranze attraverso l'arte, che già è molto bello così, perché l'arte ha un potere fortissimo. E quindi volevo chiederti di raccontare un po' alcuni vostri progetti, soprattutto Rosso Indelebile, che mi pare il progetto artistico più grande al momento che fate. E sì, insomma, lascerete la parola per raccontare che cosa fate. Grazie Corinne, sei stata perfetta, nel senso che ci hai descritto con l'essenza delle parole che servono, senza aggiungerne di altre che non sarebbero magari di velocissima decodifica. Diciamo che effettivamente è proprio quello che hai detto, no? Facciamo arte, in particolar modo arte della sensibilizzazione. Artemixia nasce nel 2018 proprio con questo obiettivo, con l'obiettivo di utilizzare uno strumento che sappiamo utilizzare, perché siamo artiste, artisti, nello specifico io sono un'artivista, e utilizziamo questo strumento per fare qualcosa che invece ci sta assolutamente a cuore, quanto l'arte, forse più dell'arte, perché l'arte viene utilizzata veramente come strumento per raggiungere un obiettivo. L'obiettivo è quello che ci sta decisamente più a cuore. L'obiettivo è quello appunto di riuscire a prevenire tutta quanta una serie di questioni che sono legate in modo inscindibile alla cultura e che portano al fenomeno che conosciamo, che appunto fa un grande parlare soprattutto nel mese di novembre, ma in realtà è qualcosa che avviene costantemente, che è il fenomeno appunto della violenza di genere. Non ci occupiamo soltanto di questo, giustamente sottolineavi tu, ci occupiamo di diverse altre discriminazioni, ci occupiamo anche dei diritti LGBTQIA+, sempre attraverso lo strumento dell'arte, e in particolar modo cerchiamo di andare a mischiare, di qua anche il nostro nome Artemixia, cerchiamo di mischiare varie forme di intervento, varie forme anche artistiche di intervento, e non solo artistiche, nel senso che l'arte diventa strumento nelle sue svariate possibilità per intervenire in questo senso, non soltanto da un punto di vista appunto di sensibilizzazione sociale, ovvero sensibilizzare il grande e vasto pubblico, ma anche da un punto di vista di informazione, formazione, perché lavoriamo tantissimo anche nelle scuole. Infatti ho voluto portare con me in questa intervista la quinta E del liceo artistico Passoni, che in realtà ha concluso di essere quinta E quest'anno, ma che rimarrà nel mio cuore in un modo veramente importante. Lei, come tutte le altre classi con cui abbiamo lavorato e che ci permettono di non soltanto portare avanti questo messaggio con maggiore energia, maggiore entusiasmo, maggiore forza, che è la forza che deriva dal
protagonismo giovanile. Quando noi parliamo di protagonismo giovanile, immaginiamo appunto questi giovani e queste giovani che finalmente prendono la situazione in mano, una situazione che riguarda anche già loro. E quindi noi Sì. lavoriamo tantissimo con le scuole, quindi formazione, quindi sensibilizzazione, abbiamo detto informazione, formazione e poi collaborazione con tanti enti sul territorio, anche centri antiviolenza, come ad esempio Svolta Donna, che è lì a Pinerolo, con cui avevamo appunto organizzato l'evento al quale accennavi prima. Lavoriamo anche con tantissimi enti territoriali e questo ci ha permesso effettivamente di crescere, di far crescere in modo particolare un progetto che hai citato prima, che è Rosso Indelebile, Arte per la prevenzione della violenza di genere, che è nato come una grande call for artist, una grande chiamata alle armi della pace attraverso strumento dell'arte, una chiamata ad artiste e artisti affinché si esprimessero su questo tema, affinché permettessero attraverso il loro strumento, che è uno strumento di comunicazione, l'arte è lo strumento di comunicazione per eccellenza, Sì. che fa vibrare, no, le corde dell'anima in un modo molto, molto armonico, molto sentito, che è in grado addirittura di smuovere, no, le persone all'agire. Sì. E poi è diventata tutto ciò che ora si è inserita in tanti livelli della società e del territorio. Negli ultimi anni questo tipo di lavoro si è anche concretizzato con una sorta di patto che abbiamo stretto tra noi e la cittadinanza tutta, che porta alla realizzazione di quelle che sono le installazioni permanenti. Quindi siamo già alla seconda realizzazione, una a Parco Dora nel 2021, una al Mese, nel Parco Robinson di Almese. Sono due grandissime installazioni permanenti contro la violenza che noi abbiamo realizzato ed inserito in questi parchi cittadini attraversati da tantissime persone, con il coinvolgimento delle persone. Perché appunto quando parliamo di sensibilizzazione parliamo sicuramente di discorsi che aiutano ovviamente a farci riflettere sul fatto che le cose devono cambiare, ma in particolar modo su un'assunzione di responsabilità proprio individuale. Le cose cambiano nel momento stesso in cui tutte e tutti noi ci assumiamo la responsabilità della grandezza delle nostre piccole azioni. Ed è proprio così che avviene poi il cambiamento culturale, un cambiamento lentissimo, che richiede un investimento di energia, tempo e intenzione gigantesca, ma soprattutto richiede il fatto che tante persone si uniscano e facciano esattamente come stanno facendo le ragazze alle mie spalle e protendano questa mano in avanti per sfondare il muro della violenza. A novembre ti posso anticipare una Sì, cosa, Corinna? certo. Hai delle domande tipo continueranno queste Sì, volevo installazioni? proprio chiedere anche quali sono alcuni progetti prossimi, futuri. Allora, sicuramente Corinne continueremo con questo lavoro nelle scuole, continueremo a lavorare attraverso appunto la chiamata alle armi pacifiche, alle arti, la chiamata alle arti di artiste e artisti anche sempre più giovani, perché noi adesso stiamo iniziando a far esporre anche appunto le ragazze e i ragazzi delle scuole con cui lavoriamo, in luoghi attraversati da tantissime persone. Il luogo adesso sul quale stiamo lavorando tantissimo è l'anagrafe centrale di Torino, che è attraversata ogni giorno da almeno 400 persone. Quindi noi mettiamo una mostra lì, come abbiamo appena fatto, e raggiungiamo nel giro di poco tempo, di pochi mesi, 40.000 persone senza chiamarle, perché attraversano quel luogo. E il prossimo passo che vogliamo fare è quello di caratterizzare proprio questo luogo che appunto ormai già da un anno abbiamo iniziato a sentire come luogo adatto per diffondere un messaggio
messaggio molto chiaro, netto, che rimane dentro, che rimane appeso in qualche appunto in qualche interstizio, se non del cervello, probabilmente dell'anima. Lì in quel luogo la nostra idea è quella di porre, deporre, far nascere la terza installazione contro la violenza. Quindi a novembre partirà il nuovo crowdfunding, la nuova raccolta fondi, in cui chiederemo alle persone di aderire con la loro volontà di partecipazione e anche con la loro capacità di poterci sostenere anche con piccolissime cifre, affinché si tratti effettivamente di un'opera che arrivi dal basso e non dall'alto, che sia di tutte e di tutti, e poi ci metteremo a realizzarla con il tempo necessario, che servirà appunto per realizzare questo enorme monumento, che sarà appunto una nuova presa di coscienza, di posizione, un nuovo patto, dicevamo prima, affinché le cose cambino, perché appunto a starle solo a guardare o a indignarci leggendo gli articoli dei giornali, le cose non cambiano, ci sentiamo soltanto peggio noi, sinceramente. Questo è quello che capitava a me prima di mettermi al lavoro, e invece mi rendo conto che impegnarsi seriamente per far sì che la propria energia venga correttamente indirizzata al fine di migliorare quanto ci è stato lasciato in eredità, per lasciare un'eredità almeno migliorata e che abbia una direzione, che sia epurata dagli stereotipi di genere, dal linguaggio discriminatorio, da fenomeni che ormai conosciamo, che ormai chiamiamo, che ormai hanno un nome, come ad esempio il catcalling, come il victim blaming, di cui prima neanche c'era un nome per definire che cosa voleva dire a una donna che è già vittima di violenza: te la sei cercata. Sta aumentando tantissimo la consapevolezza su questi temi anche tra i giovanissimi con cui tu lavori tanto, quindi è bello che li coinvolgiate direttamente in questi vostri progetti. Mi veniva anche in mente, per concludere un po' questo discorso, siccome parlavi dell'indignazione, molte volte l'indignazione poi si accompagna anche alla rabbia, e la rabbia può essere anche un'emozione che porta alla costruzione o alla distruzione, sta un po' al singolo decidere. E una forma di costruzione e creazione può essere l'arte, proprio come fate voi, un mezzo veramente potente per toccare l'animo delle persone e quindi arrivare a loro riguardo a questi temi, e anche farle agire in qualche modo, che a volte uno non sa bene che cosa fare, no? Nel proprio piccolo riguardo a questi temi, e voi proponete anche questo modo, l'arte, che è veramente bellissimo. Infatti ti ringrazio tanto, Rosalba Castelli, per aver raccontato l'associazione Artemix, di cui sei presidente, e i vostri prossimi progetti. Io invito chi ci sta ascoltando ad andare sul vostro sito per approfondire ancora di più tutti gli altri progetti che avete realizzato, e anche i vostri canali social, naturalmente, per rimanere aggiornati. E ti ringrazio tanto e insomma, auguro un buon lavoro, una buona prosecuzione. Grazie, grazie Corinne, grazie davvero. Quindi www.artemixia.it e poi associazione_artemixia, la pagina Instagram e Facebook. E grazie davvero. Hai perfettamente colto il segno, comunque. L'arte trasforma la rabbia e ne fa qualcosa di assolutamente potente. In meglio, però, perché la rabbia diversamente ci consuma, mentre invece la rabbia può essere un carburante che viene utilizzato per essere trasformato, per trasformare appunto l'indignazione. Grazie davvero. Mille.